vostra volontà. Evviva! Ciao a tutti! E benvenuti da Ombretta, sì! Sì, e benvenuti qui da Ombretta e dal suo canale. Ormai ho una confusione in testa, praticamente c'ha un frullatore di canali in testa. Ho girato prima i video di Ortega. Brava, brava, complimenti! Dai! Ciao a tutti! Sì, e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Una ricetta perfetta. Spostiamoci di là e andiamo a preparare queste rose rustiche gustose. Le rose gustose. Le rose gustose. Ed eccoci pronti con gli ingredienti per le nostre roselline rustiche. Allo yeah! Yeah! Gusti, speck, provola affumicata e salame e stracchino. Vi dico subito che tutti gli ingredienti che vedrete su questa tavola sono acquistati al Lidl. La marca della provola è questa Merivo, provola affumicata, e lo stracchino è questo con yogurt, Merivio, sempre Merivio. E sono buonissimi, lo stracchino è di quelli senza retrogusto amaro, quindi molto molto amabile. Dello stracchino, della provola affumicata, le quantità sono variabili rispetto a quante, dipende da quante roseline farete. In generale io direi che una provoletta, quindi un 300 grammi, andranno via per 8-10 roselline. Poi è idem per lo stracchino. Poi dello speck, del salame, noi usiamo salame ungherese, e anche di questi salumi la marca è Dal Salumiere ed è buona. Ma chi è questo salumiere? Non c'è dato di sapere. Dal Salumiere. Poi è la pasta sfoglia, è la solita, la Bell Bake, che ci tengo a farvi vedere, non è scaduta. Userò anche qualche pezzettino di sottiletta. Io uso sempre queste della Lidl, queste light, le toast. Come si chiama? La marca qual è? La Milbona, ed è buona. E poi per arricchire quelli allo speck, qualche pezzettino di noci, anche queste prese da Lidl, della marca Alesto. Alesto, sì, Alesto. Hanno dei nomi così molto facili e da ricordare. Queste, ragazzi, sono buonissime. Allora, tutto quello che c'è su questo tavolo è straprovato, stramangiato, tutto molto buono, di ottima qualità e a prezzi contenutissimi. Cominciamo subito. Allora, srotoliamo la nostra pasta sfoglia e mettiamola da una parte. Nel frattempo, cosa facciamo? Affettiamo finemente la nostra scamorzina. Prendiamo una rotella per pizza e dividiamo la pasta a strisce di circa 7 cm. Dopodiché prendiamo il nostro speck, così. Io tolgo il grassetto, so che è la parte migliore, ragazzi, lo so, ma lo tolgo lo stesso. Speck messo, e adesso piego in due le fettine perché non voglio che escano, e metto anche la provoletta. Piego a sua volta in due la strisciolina, così, e faccio un bel rotolino. Mai nulla fu più semplice. E voilà, la nostra rosellina di speck e provola affumicata è pronta. Cosa faccio? La metto all'interno di un pirottino di carta, questi l'ho presa all'IKEA, e poi la posiziono, me la potresti passare la teglia? E la posiziono all'interno di una teglia in silicone che conterrà tutte le roselline, così. Questa è quella allo speck. Ora facciamo insieme quella con stracchino e salame. Spalmo su tutto una buona porzione di stracchino. E voglio farvi vedere che dall'inizio ne manca qualcosa. Voi siete testimoni, vero, non ragazzi? Non essere così dura con te fiscale, stessa. Fiscale, vero, fiscale. Sei troppo dura con e te stessa. E adagio all'interno le fettine di salame. Qui invece, per far fondere qualcosina in più, metto anche un pezzettino di sottiletta. In quelle di prima ho dimenticato di mettere le noci. Le mettiamo nel prossimo. Piego in due. Viene fame solamente a guardarle queste cose. Pazzesca questo. Questo è un canale bellissimo. Complimenti per questo Grazie. Canale. Grazie. È a rotolo. Ma guarda, veramente. Questa viene ancora più golosa. E voilà! È vero che viene fame solamente a guardarla. Non ti asciugare addosso. Prendo il pirottino e metto dentro. Adesso ne farcisco una anche con le noci. Fromage, pic e spec e span. Qualche nocciolina sparsa per dare quella croccantezza in più. Che ci sta sempre bene. Così spezzettata. Pratica mezzo griglio di noce per tortina. E in questa
metto un velo di stracchino da una parte e arrotoliamo anche questa. E adesso in forno ventilato a 200 gradi per una ventina di minuti. Io copro la teglia con una leccarda del forno che funga da protezione. Ed ecco le nostre roselline rustiche appena sfornate. Allora, sono incandescenti, ve le faccio vedere da vicino. Forse altri due minuti sarebbero volute stare in forno. Oddio, sono cotte, sono totalmente cotte, però altri due minuti avrebbero resistito. Guardate come sfoglia bene questa pasta. Bene ragazzi, che dire, buona cena, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Preparare questa rosetta. Dai, lo sai che così stai benissimo, rimani così. Allora, avete visto quanto è semplice? Avete... Dai, vieni, sono perfette per i picnic di Pasquetta, per le scampagnate. Facciamo e soprattutto sono case. Gustosissimi. In barca, se andate in barca, sono perfette per ogni situazione. Ma sono buone? Sono buonissime, benissimo. Sono gustose, veramente. Non vi fanno rimpiangere la lasagna della nonna. È vero, anche perché a Pasquetta la lasagna della nonna butta un po' pesante. Butta pesante, allora, perché la nonna fa il soffritto. Nonna, cucina leggero, mi raccomando, a una certa età. Bene, non mangiatevi troppe uova. Ciao.